In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Napoli, seconda sezione, ha pronunciato il seguente dispositivo. Letti gli articoli 533, 535 CPP, dichiara Cirillo Antonio, Cirillo Francesco, Scaramella Domenico, Scaramella Giorgio, colpevoli del reato loro ascritto e esclusa per Cirillo Antonio, Cirillo Francesco e Scaramella Domenico l'aggravante dei motivi futili, riconosciuta a Scaramella Giorgio la circostanza attenuante di cui all'articolo 116 codice penale, reputata equivalente alla contestata aggravante, non operato l'aumento di pena per le contestate recidive, condanna ciascuno alla pena di anni 23 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Letti gli articoli 29 e 32 codice penale, dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e di stato di interdizione legale e di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena. Letti gli articoli 538 e 541 CPP, condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune di Torre Annunziata e Fondazione Polis, che si liquidano in via equitativa in euro 20.000 per ciascuna parte civile, nonché al pagamento delle spese di rappresentanza, costituzione e difesa sostenute, che si liquidano per l'avvocato Maria Velardo, difensore del Comune di Torre Annunziata, in complessivi euro 7.372. Per l'avvocato Celeste Ciliberti, difensore della Fondazione Polis, in complessivi euro 7.047, come da sua richiesta, per onorario, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, accessori tributari e previdenziali. Letti gli articoli 539 e 541 CPP, condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Sorrentino Gaetana, Cerrato Maria Adriana e Cerrato Raffaella da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle spese di rappresentanza, costituzione e difesa sostenute, che si liquidano per l'avvocato Giovanni Verdoliva, difensore di Sorrentino Gaetana e Cerrato Maria Adriana, in complessivi euro 9.583,60. Per l'avvocato Antonio Marinaro, difensore di Cerrato Raffaella, in complessivi euro 7.372, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, accessori tributari e previdenziali come per legge. Condanna gli imputati in solido al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile Sorrentino Gaetana pari a euro 60.000 e in favore della parte civile Cerrato Maria Adriana pari a euro 30.000. 90 giorni per il deposito dei motivi, dichiara sospesi i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine indicato per la redazione della motivazione. L'udienza è tolta.